Buongiorno Alessandra Sarchi. Buongiorno Chiara. Siamo qui oggi per parlare della sua traduzione di autobiografia di Alice Toklas di Gertrude Stein pubblicata da Marsilio. Volevo farle subito una domanda. La traduzione precedente è di Cesare Pavese. Come si sente ad aver ritradotto un libro che oltre a esistere in inglese esiste in italiano nella traduzione di Cesare Pavese? Beh, mi sento, come dire, un po' sotto osservazione, nel senso che quando è comparso uno dei primi commenti critici a questa edizione che diceva che l'attuale traduzione non fa rimpiangere quella di Pavese, ho tirato un sospiro di sollievo perché insomma è un confronto sempre impegnativo quello con Pavese, perché comunque era un grande traduttore e poi dava la sua lingua ai libri che traduceva, indubbiamente. Poi con Gertrude Stein il problema si pone in maniera doppia perché non è un'autrice che si può tradurre in maniera neutra, nel senso che bisogna fare delle scelte a monte di base molto precise perché scrive piuttosto male Gertrude Stein, quindi questo va detto, non è un inglese bello, un inglese con tantissime ripetizioni. L'inglese è una lingua che le ripetizioni lo sopporta bene, l'italiano molto meno e quindi già quello, diciamo, è un test sul quale poi il traduttore si deve misurare, tenerle, non tenerle, quante tenerle, in che misura, insomma, questo è uno degli elementi. L'altro elemento è quello della punteggiatura, che già Pavese aveva normalizzato enormemente e che io ho cercato di normalizzare, secondo anche una sensibilità diversa, chiaramente, linguistica, che ovviamente è quella che si misura fra i 50, forse no, 60 anni che ci separano dalla traduzione di Pavese. E però anche lì facendo, non so se è un torto, ma comunque producendo uno scarto rispetto al testo di Stein che non prevede punteggiatura volutamente. Alessandra Sarchi, lei è scrittrice, lei è studiosa, lei ha tradotto oltre Gertrude Stein, mi viene in mente sicuramente Annie Proulx, ma sicuramente avrà tradotto anche altri scrittori e scrittrici di cui adesso non mi sovvengono i nomi. Chiaramente tradurre Gertrude Stein significa confrontarsi non solo con un'autrice, ma con una specie di icona, perché non tante persone hanno letto l'autobiografia di Alice Toklas, però non voglio dire che è diventato un modo di dire, mi piacerebbe vivere in un paese dove l'autobiografia di Alice Toklas fosse diventato un modo di dire, però è un titolo conosciuto in qualche modo. Quindi come si traduce, oltre che una scrittrice, un'idea di una scrittrice, un'idea di mondo? E prima di questo, ma ci racconta cosa che c'è scritto in autobiografia di Alice Toklas di Gertrude Stein? Beh, allora, intanto non è l'autobiografia di Alice Toklas, ma è quella di Gertrude Stein, fatta attraverso la voce della sua compagna di vita, che si chiamava appunto Alice Toklas. E questa forse è la cosa più dirompente ed è anche la ragione forse per cui è conosciuta l'autobiografia di Alice Toklas, o perlomeno è orecchiata, diciamo così, no? E anche chi non l'ha letta più o meno sa che cos'è. Proprio perché c'è questo espediente molto, molto astuto, molto ingegnoso e anche un po' inquietante, se analizzato da vicino, che Gertrude Stein utilizza per scrivere la propria autobiografia, usando però la voce, la persona di Alice Toklas, che era la sua compagna. E, facendo questo, ovviamente lei si prende la libertà di parlare di se stessa in terza persona, come Napoleone. Quindi Gertrude Stein ha fatto, ha incontrato, era un genio, era bravissima, era intelligentissima, quanto capiva bene gli artisti lei non li capiva nessuno e via dicendo. Cioè si prende lo spazio illimitato della terza persona in realtà parlando di se stessa. E questo comunque è un colpo di genio, le va riconosciuto. E poi produce anche tutta una serie insomma, di svolte e di passaggi un po' puerili, perché questo continuo autoelogio diventa pesante, diventa anche un po' grottesco. Però ci dice della debolezza di questa donna che, pur essendo appunto una guru, un nome tutelare della scena culturale parigina degli anni venti, non era riuscita ad affermarsi nel mondo letterario, forse anche perché appunto aveva una scrittura estremamente difficile, estremamente ridondante, anche se i primi libri forse sono più leggibili, e
E stentava ad avere un proprio posto che non fosse quello appunto dell'icona culturale, ma di scrittrice, come lei voleva essere riconosciuta. Ed è attraverso questo libro che ci riesce fondamentalmente, cioè attraverso l'autobiografia di Alice Toklas, e in virtù, credo, del fatto che parli tantissimo e in maniera molto mondana di personaggi che a quel punto erano diventati molto famosi. Se lei avesse, ovviamente questo è un libro che poteva essere scritto solo negli anni 30, cioè quando il cubismo aveva già avuto il suo riconoscimento, Matisse era Matisse, Picasso era Picasso, Braque pure, e anche tutti gli altri artisti, anche che allora venivano considerati minori, che adesso invece vengono considerati assolutamente protagonisti di primo piano, avevano avuto una loro carriera, e quando anche molti scrittori erano passati da questo così crogiolo culturale che era la Parigi degli anni 20, anni 30, soprattutto anni 20, insomma. E quindi l'autobiografia serve a consacrarla, e diventa secondo me anche un breviario di pettegolezzi d'alto bordo, perché veniamo a sapere di tante anche meschinerie che riguardano questi artisti che, come sappiamo, insomma, fanno sempre la curiosità dei lettori. Alessandra Sarchi, però cosa dice del suo rapporto con la storia dell'arte questo libro? Del mio personale? Sì. No, a me, ecco, forse la parte che piace di più di questo libro è proprio quella che riguarda il racconto degli artisti, perché Gertrude Stein, nella sua, anche nel, come dire, nel suo slancio molto americano, no, del parlare della vita degli artisti senza filtri, in maniera molto poco concettuale e intellettuale, ci racconta dei fatti che poi sono rivelatori non solo delle abitudini, ma anche proprio del metodo di lavoro di questi artisti. Cioè le lunghe sedute, per esempio, di Matisse con la moglie che si addormentava sulla chitarra che lui le aveva messo in mano perché voleva raffigurare una donna con chitarra, e lui che la svegliava e diceva: no, stai ferma, altrimenti non riesco a fare il disegno. Sono rivelatrici, perché uno, guardando un quadro di Matisse, tutto penserebbe tranne che avesse bisogno di un modello, e invece capiamo che il disegno dal modello, come poi lui faceva anche nella sua scuola, cosa di cui Gertrude Stein ci racconta molto, tra l'altro, della scuola che Matisse aveva, è importante, altrimenti sono dettagli che noi non sapremmo, e il giudizio critico che si forma con una lettura solo formale può essere anche molto limitante. Poi ci sono degli svarioni notevolissimi, perché nessuno di noi crede che Picasso le abbia fatto fare 90 sedute di posa per il suo ritratto. Quella è chiaramente mitomania. Uno, perché Picasso è noto per dipingere molto velocemente. Due, perché di sicuro non aveva il tempo per tenersela 90 giorni nello studio. All'epoca era ancora abbastanza povero, quindi doveva, insomma, dipingere un bel po'. Però è divertente anche districarsi fra aneddoti veri, altri un po' meno veri, e capire questo mondo estremamente variegato e di cui ci viene raccontata la prossimità, la grande promiscuità di questi artisti e letterati, insomma anche tutta la frequentazione con Guillaume Apollinaire, quanto Apollinaire fosse vicino a queste persone, anche i suoi vizi, il fatto che era così tirchio, no? Che si faceva pagare sempre le cose dagli altri, ci rivela tanto di un mondo in cui, come a volte accade nella storia, ciclicamente accade, c'è un gruppo di artisti e intellettuali che condivide molto, molto di più che non solo il lavoro, ma anche la vita. Alessandra Sarchi, quanto è importante un libro come Autobiografia di Alice Toklas, che lei definisce nel saggio contenuto che sta in questo libro? Lei dice: il primo romanzo contemporaneo fondato sul name dropping, che adesso in qualche modo ha spiegato, però quanto è importante in un'epoca di ostensione singola dire che invece esistono i circoli culturali, e che nei circoli culturali in qualche modo vengono stesi, stigmatizzati e raccontati anche ai posteri i vizi, perché sembra che viviamo in un mondo letterario dove invece sono tutti quanti bravi, sono tutti quanti perfetti, nessuno c'ha un vizio, invece questo, cioè, senza vanteria, sono stesi anche i vizi, le miserie. Quanto, secondo te, è un balsamico? Io l'ho trovato balsamica questa sua traduzione.
No, no, ma secondo me infatti è uno degli aspetti interessanti, sicuramente uno degli aspetti che fece l'interesse al momento, perché erano tutte cose molto vive, erano personaggi tutti, quasi tutti in vita, e quindi c'era molta curiosità nei confronti di questo. Ma anche, cioè anche visto che poi le dinamiche non sono tanto diverse, cioè si parla di lei che non riesce a farsi pubblicare su una rivista, di quanti libri le mettono in vetrina anziché no, insomma, tutte le cose che ogni scrittore, nel piccolo o in grande, sperimenta nella propria vita. No? Però Gertrude Stein ha diciamo così, il pregio anche di rivelarci quelle che sono i retroscena, no? Anche come dire, le meschinerie degli editori, il loro dire di sì e poi rimangiarsi la parola, come dire, l'adesione a certe idee all'interno di certi gruppi che poi passano di moda, come normale che sia, insomma, no? Quindi in questo, secondo me, ci fornisce un quadro che è giustamente variegato, non patinato, non, come dire, non nascosto dietro il sorriso da selfie al quale noi siamo abituati e al quale probabilmente, anzi purtroppo, si sono adeguati anche gli intellettuali e gli scrittori oggi, che tendono a presentare di se stessi un'immagine patinata e a non rivelare o a non avere il coraggio, forse anche lo spazio mediatico, questo va detto, giornalistico quantomeno, per portare allo scoperto dei conflitti. Io credo molto nel valore positivo del conflitto. Non necessariamente credo che il conflitto sia motivo di divisione o di separazione, può anche diventarlo, ma insomma il conflitto va gestito e soprattutto imparare a gestirlo è un esercizio di democrazia, quindi. Ma questo ovviamente presuppone una democrazia e la dialettica. Esatto. Il fatto che il conflitto non sia divisivo ma sia costruttivo presuppone un contesto. Che è esattamente il tema in fondo non solo del romanzo, non solo di autobiografia di Aristocles, di Gertrude Stein, ma anche di quell'altro libro che poi Aristocles scrive, che invece è il libro di ricette, dove in effetti ci sono, non, la traduzione è sicuramente di Marisa Caramella, non ricordo il titolo, che forse però è I biscotti di Baudelaire, l'ha fatto sicuramente Bollati Boringhieri, dove però c'è questa cosa molto interessante. Variano le ricette secondo come è possibile approvvigionarsi delle vivande. Quindi leggendo quel libro si capisce come si vive in qualche modo negli anni 30, negli anni 40, fino agli anni 50 del Novecento a Parigi, essendo non poverissime, perché non erano poverissime. Nadia Fusini nel suo saggio su Gertrude Stein, quella raccolta che si chiama Nomi, che aveva fatto Donzelli, dice Gertrude Stein con la pittura moderna, ovviamente moderna, contemporanea, a lei contemporanea, con la pittura contemporanea compra la scrittura contemporanea, cioè fa quello che agli scrittori piace, Alessandra Sacchi crea un salotto dove possono parlare. Certo. Non so se hai visto quella serie stupenda di Scorsese su Fran Lebowitz, e a un certo punto, quando cominciano, viene promulgato il divieto di fumare negli Stati Uniti d'America, Fran Lebowitz dice: sai, tu vedevi delle persone fumare in una stanza e quella era la letteratura. Ecco, in questo libro c'è ancora quella cosa di Fran Lebowitz, che dunque è stata invariata fino a quando si potevano fumare le sigarette in pubblico, cioè c'erano delle persone che fumavano e quella era la letteratura. Ecco, Alessandra Sacchi, qual è l'impatto del fumo immediatamente passando a Quark? Sto scherzando, Sacchi. Ovviamente sto scherzando, Sacchi, non volevo parlare del fumo, volevo parlare del contesto, cioè ancora una volta del contesto. Lei nella sua prefazione scrive una cosa molto bella, dice che questo libro non vale tanto per come è scritto, o non vale tanto per il suo valore letterario, ma vale per la testimonianza. Ecco, quando è che la testimonianza fa letteratura? Perché oggi noi siamo abituati a questa cosa di autofiction, però questo non è autofiction, questa è una descrizione mitomane di se stessi e del mondo che si è creato, che però fa letteratura. Quindi quando è che la testimonianza fa letteratura, Alessandra Sacchi? Glielo chiedo da scrittrice del Dono di Antonia, da scrittrice della Notte alla mia voce, da scrittrice, non mi ricordo mai come si chiama, me lo sono segnato perché il suo libro Bompiani sbaglio sempre il titolo, La felicità delle immagini, il peso delle parole, e glielo chiedo da critica letteraria, da studiosa, cioè quando è che la testimonianza diventa letteratura? Secondo me nel momento in cui interseca la storia, cioè nel momento in cui non è più solo il diario dei propri avvenimenti, ma quando all'interno del proprio vissuto
si infila qualcosa di più grande, che non necessariamente è un evento clamoroso, ma insomma in cui si capisce che fra la propria dimensione, che può essere anche molto limitata, la stanzetta di Emily Dickinson, faccio per dire, no? Che però è una stanza aperta sul mondo sempre, no? Ecco, e quello è il punto. Nel caso di Gertrude Stein, ovviamente, la sua era per definizione una casa aperta sul mondo. Al sabato sera potevano venire tutti, chiunque poteva venire lì, mangiarsi il purè cucinato da Hélène, la cuoca amatissima, le patate arrosto, insomma, la carne, avere un pasto decente, cosa che per molti di quegli artisti, per molti di quei bohemien, non era una cosa così scontata, no? Quindi anche questa cura materiale c'era. La domanda forse, e questa è una domanda anche che io rimbalzo a Chiara Valerio, è quando è che si è perso il contesto? Cioè, quando è che a un certo punto, cioè qual è il punto in cui per uno scrittore misurarsi, no? Con la storia, misurarsi con gli eventi esterni e anche con i propri simili, no? Oltre che con i morti, che è sempre un confronto ineludibile per chi fa letteratura, è decaduto o è diventato una cosa trascurabile e questo ego è diventato una specie di bonsai, no, che cresce da solo. Allora, io penso che i social abbiano accelerato una tendenza. Ah, penso che si è perso il contesto quando abbiamo smesso di sprecare sarchi. Quando qualsiasi cosa che scrivevamo o che dedicavamo a qualcun altro doveva essere in qualche modo essere monetizzato oppure doveva essere appunto indirizzato a qualcuno. Se penso alla grafomania folle di Virginia Woolf, che adesso è tutta pubblicata, ma che in qualche modo ha scritto per tutta la vita molto più di quanto è stato pubblicato in vita, avendo scritto moltissimo, sia come romanzi sia come critica. E i social ci hanno fatto quella cosa che Stanisław Lem aveva detto in Solaris. Quindi noi siamo andati ai confini dell'universo. Universo sull'oceano che riverbera delle cose che non capiamo e poi alla fine non fa altro che riverberare noi stessi, i nostri ricordi e darceli fino a quel punto in cui abbiamo deciso di ricordarli. Quindi il contesto è sparito, però io, siccome sono una stolida ottimista, Sarchi, io penso sempre che il contesto torni, perché nonostante tutto lo spreco è connaturato a molte caratteristiche dell'essere umano, come l'amore, lo spreco è connaturato all'amore, lo spreco è connaturato all'intelligenza, lo spreco è connaturato al fatto No, direi di che proprio lo spreco è connaturato all'evoluzione. all'evoluzione, L'evoluzione esatto. in senso biologico è spreco. Cioè, alla fine Esatto. no, alla fine c'è un'ottimizzazione, ma Molto alla fine. molto alla fine, esatto, molto alla fine. Però la cosa di Gertrude Stein ha a che fare col contesto, però ha a che fare con una differenza. Per esempio, io quando ho letto la prima volta che ero ragazzina, mi dicevo: ma che differenza c'è tra questo cenacolo di scrittori e di artisti con i cenacoli a cui noi siamo abituati anche solo studiando al liceo? Quindi con quei cenacoli del Rinascimento italiano. Che differenza c'è, Alessandra Sarchi? Lo chiedo a lei che, oltre ad aver fatto il liceo, ha fatto anche tanti altri studi dopo il liceo. Si è laureata, ha fatto il dottorato, ha fatto la scuola normale. Quindi lei ha una, tra l'altro lei ha una visione che storicizza sempre in qualche modo, senza didascalia. Questa è forse una delle cose che mi piace di più di te, Alessandra Sarchi, passo al tu sia quando parli che quando scrivi, che tu riesci a storicizzare senza fare le didascalie, come se fosse naturale dare l'ambiente. Ecco, che differenza c'è tra questo cenacolo di Gertrude Stein e Mecenate? Che differenza c'è tra questo cenacolo di Gertrude Stein e il Rinascimento italiano, se c'è differenza? No, ci sono delle differenze, è indubbio, però è giusto porsi questa domanda e soprattutto fare questo parallelo, perché come dicevo inizialmente, ciclicamente si producono dei momenti in cui ci sono delle spinte aggregative, no? Fra scrittori e altri artisti, cioè artisti visivi, musicisti. Il libro di Gertrude Stein è anche pieno di musica, pieno di persone che fanno. Lei stessa ha composto il quartetto, che è un'opera teatrale noiosissima, ma comunque Ma interessante. vedo che le piace Gertrude Stein, Sarchi. Ogni volta appena ne parla veramente in maniera un po'. No, perché No, no. trovo che sia una di quelle figure assolutamente interessanti da studiare, cioè fondamentali da studiare, ma rispetto alla quale il mio gusto è agli antipodi. Però, come tutte le cose che sono molto lontane da noi, sono molto istruttive.
cioè in realtà servono molto a farci ragionare. E lei ci fa ragionare in questo senso, cioè allora che ci vuole per fare un circolo culturale? Intanto appunto, come dicevo prima, ci vogliono le basi materiali, no? Cioè ci vuole un po' di soldi, no? Un po' di soldi e un po' è uno spazio materiale in cui accogliere queste persone. Matisse e Picasso nel 1904 non si conoscevano, non esponevano nelle stesse gallerie, non andavano al Salon, che era il luogo, come dire, di ritrovo di tutti gli artisti. Probabilmente per i successivi 10 anni avrebbero continuato ad ignorarsi. Quindi poi ignorarsi voleva dire anche dare una piega completamente diversa all'arte, perché il loro incontro fa sì che si guardino e si prendano le misure, no? E decidono ognuno di radicalizzare quella che era una ricerca in atto proprio per essere diverso dal proprio amico rivale, no? E lei li fa incontrare fondamentalmente a cena. Quindi dà loro uno spazio che poi è anche uno spazio di rispecchiamento, perché se noi andiamo in un posto, ci parliamo, ci incontriamo e c'è qualcuno che ci fa capire, come lei faceva capire a loro, che siamo importanti, che quello che stiamo facendo è importante, è interessante, no? Questa cosa si nutre. No, si nutre di tante sollecitazioni, di tante, cioè ci si dà un'identità reciproca. Questa è una cosa che è accaduta sicuramente nel Rinascimento italiano. Non sarebbe possibile, cioè il fatto che ci fossero tante corti, no? Al di là di quella papale, che forse era anche la più ricca, ma tutte le corti rinascimentali erano ricchissime. Pensiamo agli Estensi, a Ferrara, ai Medici, a Firenze, ai Visconti, agli Sforza, ma anche le piccole corti in realtà, non so, i Pio da Carpi, appunto a Carpi, che era un piccolo centro, ma non per questo meno produttivo, Trento, che aveva anche lì, c'era una sua corte più legata insomma al vescovo, ma comunque ognuno aveva un suo cenacolo, c'era un signore che aveva deciso, gli era stato detto, diciamo così, dagli umanisti, no? Che per essere un vero signore, cioè per governare bene, doveva, prima ancora di saper governare, avere intorno a sé degli uomini di lettere e degli uomini di scienza e degli uomini di arte, perché l'arte e le lettere erano un compendio fondamentale al buon governo. Questo lo dice Guarino Guarini, ma poi ce lo ripete Machiavelli, ce lo ripetono tanti altri, no? E questo diciamo è, se vogliamo, anche il braccio armato del potere, perché è chiaro che l'arte... La rappresentazione. Eh beh sì, perché poi c'è una forma di rappresentazione del potere fortissima, no? Cioè basti pensare a cosa fa Pinturicchio nelle stanze vaticane, cosa fa poi Raffaello, insomma, eccetera, eccetera. Però l'arte ha sempre bisogno di una forma di mecenatismo, altrimenti non esiste, no? Qual è la differenza rispetto... E Gertrude Stein nel suo piccolo fa questo. Ora, se io dovessi trovare una differenza, trovo che ci sia meno differenza fra quello che faceva Gertrude Stein e mecenate nell'antica Roma o le corti rinascimentali 4 secoli prima, di quanto non accada oggi. Oggi non esiste mecenatismo. Questo è anche un grande problema, no? Cioè questa rivendicazione ultra romantica, no? Della libertà dell'artista. Però la libertà da che cosa? Perché tutti noi abbiamo un padrone, nel senso abbiamo una casa editrice che ci pubblica o che ci dà il lavoro, abbiamo un giornale che ci fa scrivere, no? Poi abbiamo imparato a mediare questi rapporti fin dove è possibile, fin dove si riesce, in certi paesi con maggiore democrazia, maggiore spazio di espressione che in altri. Ma negare che esista il mecenatismo culturale è come nascondersi dietro una foglia di fico, cioè è una grande ipocrisia, anche perché poi appunto se non esiste questo, esiste l'assoluto arbitrio e la totale frammentazione, disgregazione. Ma ovviamente ammettere il mecenatismo significa ammettere che quello che si possiede e che si esercita è uno strumento, un mestiere, e che dunque si può rispondere a un committente. È ancora una faccenda di contesto. Oppure l'altra situazione è il broadcaster di se stessi. Quindi ciascuno di noi, secondo la sua possibilità di banda,
può decidere qual è il palinsesto che mette in scena. Io penso che probabilmente queste due cose andranno di pari passo a un certo punto, però spero che la committenza rimanga, anche perché senza committenza dove si va? È come giocare a tennis in fondo senza la rete. Ma la tentazione del self-broadcaster adesso è assolutamente dominante. È più facile, ma soprattutto non ha confronto, questo è il punto, no? Si torna a Solaris, ovviamente. Passiamo a Solaris. Esatto. Solaris. Ricordiamo che Solaris è pubblicato, un romanzo di Stanisio Alem, pubblicato per Sellerio a cura di Francesco Maria Cataluccio. Sarchi, ti volevo chiedere un'altra cosa. Oltre a questo circolo di Gertrude Stein pubblicato, appunto raccontato in autobiografia di Alice Toklas, che lei ha appena tradotto mirabilmente e curato per i tipi di Marsilio, presso i quali mi fregio di lavorare, esiste anche però un altro circolo in Inghilterra, che è quello di Bloomsbury, però con delle differenze infinite, al centro del quale ci sono Maynard Keynes, Virginia Woolf, Stretchy, ecco, Clarissa, Vanessa, soprattutto Vanessa Bell, Duncan Grant, ci sono pittori, cioè, però è come se ci fossero, siccome c'è una maggiore proporzione tra pittori e scrittori, mentre qui Gertrude Stein, a parte appunto il passaggio di Apollinaire, in qualche modo è da sola. Sì. Quindi esiste solo la versione di Gertrude Stein di questo circolo, mentre il circolo di Bloomsbury esistono più versioni. Certo, ma si può anche dire che c'è proprio anche una differenza antropologica, cioè loro erano inglesi e lei era americana ed aveva tutto il rampantismo degli americani. No, ma vedo che le piacciono anche molto gli scrittori americani proprio, Sarchi. Io li adoro, è la letteratura che leggo di più. Quindi ne parlate. Però certo, voglio dire, se dobbiamo parlare di mediazioni culturali, fra noi e gli americani c'è appunto una distanza oceanica, nel senso che e il confronto fra gli inglesi e gli americani ce lo insegna in maniera plateale, cioè quella è una cultura piena di mediazioni culturali, quella inglese, quella americana, ed è anche la sua bellezza, non ha forme di mediazione, cioè va diretta e in maniera anche sì, molto così, tendendo ad un'oggettività che a noi a volte lascia un po' perplessi, ma in questo sta la loro differenza. Poi c'è anche, diciamolo, una differenza qualitativa, cioè Gertrude Stein ha questa grande capacità di capire che a Parigi stanno accadendo delle cose sulla scena culturale, soprattutto artistica, interessantissime e nuovissime. Questo non stava accadendo in Inghilterra, dove comunque non c'era il cubismo, non c'era Picasso, non c'era Matisse, non c'era Braque, non c'era nessuno di questi artisti. Viceversa, però, c'erano scrittori appunto come Virginia Woolf, che è incomparabilmente più profonda rispetto a Gertrude Stein. Ed è significativo che Gertrude Stein non la nomini mai, pur essendole andata probabilmente a 2 metri di distanza, forse anche meno, no? Ma così come non nomina mai, e questo è altrettanto significativo, Eudora Welty, Villa Carter, che sono delle gigantesse della letteratura americana che già avevano pubblicato. Lei non le nomina mai, lei di se stessa dice: beh, io sono la più grande scrittrice di lingua inglese. Io quando leggo e traduco queste frasi, cioè, un po' mi metto a ridere, un po' dico: vabbè, ma c'è. Ma... Però ci credeva. Lei, io non lo so se ci credesse. Neanch'io, a me questo penso che ci ha fatto. Io penso che lei ci avesse sofferto moltissimo del fatto di essere isolata, ignorata, e quindi un po' a un certo punto se ne deve autoconvincere. Un po' ci credeva. Però Gertrude Stein essere finita in un film di Woody Allen, né Eudora Welty, né Willa Cather, neanche, voglio dire, L'età dell'innocenza, neanche di Edith Wharton, cioè perché oltre a essere, ha scritto anche con la sua vita, questa è la cosa interessante probabilmente di Gertrude Stein, che depotenzia i suoi libri sicuramente, però non il racconto di sé. Quindi, lei ha costruito un monumento a se stessa, ma questo è quello che è riuscito di fare meglio, no? Cioè, molto prima dell'epoca in cui si è usi farlo, cioè ora, attraverso i social, eccetera, eccetera, lei è riuscita a farlo con il racconto di sé. Ma rendiamoci conto che questa donna in vita aveva 5 ritratti di grandissimi artisti, cioè chi, non dico chi di noi,
Ma chi fra le grandi personalità che ricordiamo della cultura poteva vantare in vita cinque ritratti? Non sono pochi, sono tanti, di cui appunto uno di Picasso, l'altro di Madonna, insomma, grandi scultori e grandi pittori gliel'avevano fatto. Ale, senti, ma quindi quanto possiamo dire che ci siamo ispirati tutti quanti più a Gertrude Stein che a Virginia Woolf? Secondo me per Dram me è proprio normale questo. drammaticamente, però, cioè proprio, no, proprio in senso posturale. In senso posturale. No, io ecco, io la postura Gertrude Stein non riesco ad assumerla. Proprio mi, cioè, piuttosto appunto Virginia Woolf non pubblico niente, mi tengo tutto lì, cioè pubblico così. Faccio sapere il minimo indispensabile di me stessa Però e vabbè. anche lì lei si era fatta una casa, il marito, col marito avevano fatto una casa editrice, che Ma siamo infatti. a un attimo prima del self-broadcaster, cioè non pubblica solo se stessa, pubblica anche ovviamente altri grandi scrittori, ne rifiuta grandissimi altri, però erano No, persone ma che infatti effettivamente. anche lì c'è un, come dire, c'è un'operazione di regia culturale, non Esatto. neutra, assolutamente non neutra. Il fatto di avere una casa editrice, diciamo poco, cioè è tantissimo. Secondo me sono figure estremamente interessanti entrambe perché sono agli albori di quel periodo che noi stiamo ancora vivendo, in cui il potere di autorappresentazione dell'autore e il riconoscimento che viene dall'esterno devono trovare un punto di incontro che però non è così semplice da localizzare perché il libro, la galleria non bastano più. Cioè, come dire, la diffusione del nome, la diffusione dell'opera, la conoscenza dell'opera, no? Prendono altri canali. E loro l'hanno capito, cioè l'hanno capito, poi ovviamente coi mezzi che avevano in quel momento, insomma. Voglio tornare a quella cosa del Rinascimento, al Cenacolo, all'immaginazione che in quella lettera di Raffaello al Papa disegna in fondo una Roma e dà quindi l'abrivo a una curatela della realtà. Quindi voglio capire quanto queste scrittrici, quanto Gertrude Stein in autobiografia di Stoklas racconta l'idea di una curatela di realtà. Io non voglio dire che si è inventata il cubismo, però sicuramente ha fatto incontrare delle persone che hanno fatto una cosa. Quindi quanto è importante la curatela, Alessandra Sarchi, di colei che ha scritto, ha studiato storia dell'arte, ha studiato letteratura, ha tradotto. Quindi la curatela della realtà che passi per la casa editrice, per la preparazione di una scena, quanto è artistica e quanto determina il valore dell'opera artistica anche di un romanzo come autobiografia di Aristocles, il cui valore letterario potrebbe essere minimo rispetto a tante altre opere di lingua inglese coeve. Secondo me è molto importante anche il fatto che lei, pur facendo poi le sue battute in cui cercava di sminuirne l'importanza o comunque di rimetterli al loro posto o comunque di far vedere che era stata lei, no? Comunque a Esatto. produrli. Il fatto che lei faccia incontrare delle persone, questo è importantissimo, no? Cioè che è una cosa che istintivamente credo che ciascuno di noi, cioè ogni persona che si muove in un ambito artistico o culturale dovrebbe fare o avrebbe la tendenza spontanea a fare, nel senso che tu capisci là dove ci sono delle energie che devono naturalmente confluire, devono incontrarsi, conoscersi, parlarsi, no? E questo è una forma di cura, altro che, cioè, che poi uno abbia anche la capacità imprenditoriale, economica, di fare una casa editrice, di avere uno studio in cui ospita artisti, questo ovviamente è un'altra cosa ancora, però ciascuno di noi in realtà lo fa nel momento in cui cerca di mettere insieme, no, delle persone. Mettere insieme delle persone poi, appunto, questo è un altro aspetto interessante che viene fuori dal libro di Gertrude Stein, cioè come la sua scelta è vero che, cioè, lei è sempre molto attenta a chi è già famoso, a chi può introdurla, soprattutto a chi può aiutarla a pubblicare, questo era il suo problema principale, poveretta. Però è anche attentissima a dei perfetti sconosciuti e in questo è genuina, no? È genuinamente curiosa, cioè una vera curiosità artistica, intellettuale, no? Come dovremmo fare tutti noi, cioè basta con l'invitare, io penso, ma questa è la mia opinione, basta con l'invitare sempre le persone famose,
no? In ogni piazza pubblica, che sia un festival, che sia la televisione. Io penso che in questo paese ci siano tantissime persone con enormi competenze, con enormi, cioè anche con un serbatoio di idee coltivato, con lo studio, col confronto, no? Che non hanno accesso per tante ragioni, no? Alla parola pubblica, ma invece sarebbe importante che ce l'avessero. Anche perché, proprio per alimentare quell'idea di democrazia di cui parlavamo prima, se noi facciamo parlare sempre le stesse persone, questa idea, non dico la sostanza in sé, ma l'idea di democrazia si impoverisce. Perché la democrazia è fatta di una pluralità di voci, e se tu dai il monopolio, diventa appunto un'oligarchia, non una democrazia. E questo, secondo me, in ambito culturale ce lo siamo un po' dimenticati, perché io di andare ai festival in cui vedo sempre quelle quattro persone, mi sono rotta. No, lo dico proprio sinceramente. Lo Anche so, se Alessandra. quelle persone sono interessanti, ma le ho già viste troppo. Lo so, Alessandra, però lei fa parte delle persone che hanno deciso di dedicare, come altri dedicano il loro tempo a scolpirsi gli addominali, lei ha deciso di dedicare la sua vita, esattamente come Gertrude Stein, con metodi diversi, come altre persone, ma stiamo parlando di Gertrude Stein, a capire quanto è divertente e quanto la variabilità del mondo e a intrecciarla. Adesso quello è un esercizio che uno deve decidere o non decidere di fare. Mi sembra che ci sia stato, dal punto di vista del sistema scolare e del sistema politico, uno scoraggiamento al far sì che le persone intrecciassero. E quindi è una tensione alla cultura debole, dove per cultura debole intendo sempre il fatto che è una cultura arroccata dietro un'oligarchia o una ripetizione di un'oligarchia o alla rappresentazione, casomai non vera, di un'oligarchia. Quindi questo. Allora, anche probabilmente la rappresentazione non vera, perché poi non necessariamente corrisponde realmente a dei poteri, anche in questo siamo molto ingannati, no? Cioè, poi noi attribuiamo chissà quali poteri a una Esatto. persona solo perché appare in televisione, ma poverazza, cioè, magari fa solo il suo mestiere e non ha nessuno, cioè viene presa a bersaglio, no? Piuttosto, anche questa è una deformazione incredibile, no? Del nostro sistema comunicativo. Ma infatti, secondo me, l'interessante di tradurre oggi Autobiografia di Aristoclas nella traduzione e nella versione che Alessandra Sarchi lei dato è questa, cioè capire da dove nasce tutto questo, da dove nasce la rappresentazione dei pochi, da dove nasce la curatela di una realtà per farla andare in un indirizzo o in un altro, quanto queste cose possono essere sia positive e negative, ma sono sempre accadute, perché in qualche modo la letteratura, o almeno a me, mi ha sempre fatto questo, non mi ha consolato in senso proprio, però mi ha detto questa cosa è accaduta così e avrebbe potuto accadere in un altro modo e posso raccontare entrambi. E da questo punto di vista, l'autobiografia di Aristoclas è un libro capitale, non dal punto di vista, non dalla questione letteraria, ma la questione modale. Cioè, in qualche modo Gertrude Stein descrive un modo e dà in fondo anche addirittura una forma di cosplaying per fare quel lavoro lì, che può essere quel mestiere lì, che può essere lo scrittore o il pittore. Come si veste, come si comporta uno scrittore o un pittore che sta in una scrittrice o una pittrice che sta in un circolo di scrittori e pittori. Può essere quello, tant'è che finisce in Woody Allen, mentre altri non ci sono mai finiti. Tra l'altro, prima tu dicevi cinque ritratti, ma ci sono le foto di Cecil Beaton di Gertrude Stein? Perché ci sono Esatto. anche le foto di Cecil Beaton in tutto questo. Cioè, lei è rappresentata da tutti quelli che stanno rappresentando la realtà, e dunque è la realtà, quindi c'è una tensione quasi minerale in fondo, invece che Sì, lei poi tendeva al minerale, no? Cioè tendeva al minerale, sì. era Beggi. abbastanza una montagna. Sì, Beggi lei poi. Alessandra Sarchi, vuole leggere per favore l'incipit della sua traduzione, così poi salutiamo il circolo dei lettori e le lettrici e i lettori che ci stanno seguendo e che torneranno a casa a mettere delle bombe nei loro circoli culturali privati. Va bene. Allora. Inizio dal capitolo primo che si intitola Prima di arrivare a Parigi. Sono nata a San Francisco, in California. Di conseguenza ho sempre avuto una predilezione per i climi temperati. Ma è difficile, nell'Europa continentale o perfino in America, trovare un clima temperato in cui vivere. Il padre di mia madre era un pioniere. Giunse in California nel 49, sposò mia nonna, che era un'appassionata di musica. Era un'allieva del padre di Clara Schumann. Mia madre era una donna mite e affascinante, di nome Emily. Mio padre veniva da un ceppo di patrioti polacchi. Il suo prozio aveva messo in piedi un reggimento per Napoleone e ne era stato colonnello. Suo padre aveva lasciato la madre subito dopo il matrimonio per andare a combattere sulle barricate parigine. Ma avendogli la moglie tagliato i viveri,
fece ben presto ritorno e condusse la vita di un proprietario terriero agiato e conservatore. Beh, siamo in piena mitologia, però di Ellis. Sì, beh, totalmente mitologica, però pensa anche alla differenza che della genealogia e della mitologia del cane che fa Virginia Woolf in Flash, dove dice, esatto. Ah, dagli Spaniel decido, ecco, pensa alla... il comico in qualche modo che manca totalmente in questo incipit, che però in realtà risulta comico perché Clara Schumann, Napoleone, reggimento polacco, no, ma poi dopo come prosegue, no? Io stessa non ho nessuna propensione per la violenza, ho sempre apprezzato i piaceri del ricamo e del giardinaggio, no? Cioè proprio Merletto è tombolo per la povera Alice, no? E mi piace avere una bella vista, ma preferisco starmene seduta avendola alle mie spalle. Io spero sempre che lei ci abbia fatto una grandissima supercazzola, che noi, avrebbe saputo che a distanza di quasi 100 anni noi avremmo discusso di questo libro, avremmo detto una povera mitomane, e lei avrebbe detto no, siete voi dei poveri mitomani che pensavate che io fossi una mitomane. Questo. Ah, no, ma perché infatti il gioco di specchio con questo libro non cessa mai. Anche io a un certo punto me lo sono domandata, ma forse l'ha scritto Alice Toklas? Allora, io che sono una povera paranoica, come sai, ovviamente ho cercato di fare delle piccole inferenze tra il libro di ricette e questo. Sì. Secondo me ci sono delle similianze, ed è anche difficile pensare che due donne che hanno parlato tutta la vita e hanno vissuto una lunga parte della loro vita insieme non si siano mischiate. Adesso ovviamente è diverso il paragone, ma se uno pensa a Grace Frick e a Marguerite Yourcenar, e te lo giuro Alessandra Sacchi, quando io ho visto la prima la versione di Opera al Nero di Abyss, si chiama in inglese, che Marguerite Yourcenar viene tradotto da Farrah Straus and Giroux, e Grace Frick ci mette 10 anni, vedere la versione inglese con le correzioni di Grace Frick, che sono talmente tante che tu dici madonna, ma è un altro libro, cioè quanto questa lettura ha contribuito alla sua esistenza in inglese di questo testo. Ecco, quindi io no, è vero che quelle erano due intellettuali, due studiose, e queste no, diciamo. No. Però che ne sai quanto ci sono mischiate? No, ma infatti secondo me a un certo punto è ben possibile che Alice Toklas, che diventa anche manager editoriale, sia intervenuta. Secondo me anche questa sua immagine diminuita è ben possibile che sia una sua, come dire, un suo suggerimento, no? Può essere, sì, questo può essere. Ecco. Perché comunque immette un elemento comico. Esatto, perché fa ridere. Esatto. Alleggerisce. Cosa che invece Gertrude Stein non è così brava a fare, no? No. E invece qui, tramite questa figura sempre un po' goffa, che sbaglia, fa delle gaffe, insomma, poveretta, gliele capitano di tutti i colori, oltre al fatto che le dice, guarda, devi scrivere la tua autobiografia, no? E lei non lo vuole fare. C'è questo elemento, secondo me, di comicità più o meno volontaria, che potrebbe essere. Cioè, io penso che un po' possa averci lavorato. Il fatto stesso è che poi anche all'interno del libro si dica, no? Che lei trascriveva e correggeva, esatto, le bozze. Ma sai, ma correggere le bozze vuol dire mettere mano proprio a un testo, quindi... Mettere mano pesante certe volte. Sì. Beh, guarda, lasciamo con questa quest, come si dice nei giochi di ruolo, i lettori e le lettrici che prenderanno in mano questo libro. Cioè, quanto c'entra Alice Toklas nella sua autobiografia? Da Gertrude Stein. Mi sembra un buon modo. Grazie Alessandra Sarchi, grazie, no, grazie a tutti i lettori. Grazie, grazie a Mi Chiara. Mi puoi mostrare la copertina del libro che io qui non ho? Esatto, guardate queste belle donne anni 20, longiline, verde, lisergico, Gertrude Stein, curata e tradotta da Alessandra Sarchi, che è la persona con la maglia bracchiana dietro. Grazie a tutti voi. Grazie.